Siamo nell'anno 2022. Si può pensare che nel mondo di oggi abbiamo una buona padronanza della realtà e una vasta comprensione del mondo che ci circonda. La scienza e la tecnologia hanno effettivamente fatto molta strada negli ultimi decenni, ma questo non significa che il mondo non sia ancora pieno di molti misteri che gli scienziati moderni ancora non comprendono. Oggi daremo uno sguardo approfondito a diversi misteri irrisolti che hanno lasciato i ricercatori perplessi. Assicuratevi di rimanere nei paraggi per il numero 2, perché è completamente folle e incredibile. Prima di iniziare, assicurati di essere iscritto e premi il pulsante mi piace per vedere altri video come questo. L'incidente UFO a Varghina. Questo primo caso ci porta in un luogo molto strano, poiché racconta la storia di esseri che prima esistevano solo nel folklore antico. Sì, anche se storie come questa si vedono solo nei film horror, possono accadere anche nella vita reale. Questo caso irrisolto ci riporta al 1996, nella città brasiliana di Varghina. Secondo la gente del posto e la polizia, ci sono state innumerevoli segnalazioni di UFO in questa piccola città, ma nessuno sembra sapere perché questa zona sembra essere un focolaio di UFO. Questi avvistamenti di UFO variano molto da un resoconto all'altro, ma c'è un rapporto che sembra accadere di continuo. La gente del posto ha riferito di una strana creatura che si aggira per la città. Nessuno è stato in grado di identificare questa creatura, ma i rapporti continuano a circolare, spingendo le autorità a prendere sul serio questi avvistamenti. I rapporti dei testimoni oculari raccontano tutti la stessa identica creatura. Sostengono che l'essere è alto circa 1,6 metri, con un corpo estremamente magro. Sembra che la maggior parte della gente creda che la creatura sia femmina, ma non ne siamo sicuri. Ha grandi denti a forma di V e occhi enormi, che sembrano brillare di rosso in certe luci. Alcune persone credono che la creatura sia extraterrestre, ma senza avere immagini di alta qualità e senza condurre test sull'essere, potremmo non saperlo mai con certezza. Ciò che distingue questo caso da altri casi strani che possono sembrare simili è che i rapporti hanno cominciato a crescere così frequentemente che le autorità locali hanno chiamato l'aiuto dei militari per cercare di rintracciare questa bestia una volta per tutte. Non sappiamo se i militari siano mai riusciti a catturare con successo la bestia, ma hanno cominciato a diffondersi voci che sostengono che i militari potrebbero aver ucciso la creatura e averla riportata alla loro base per ulteriori test. La polizia si è rifiutata di confermare o negare queste affermazioni, il che significa che questa strana creatura potrebbe essere ancora là fuori. Il meteorite causa una malattia misteriosa. Questo caso irrisolto è particolarmente insolito, poiché riguarda una meteora che ha quasi spazzato via un'intera città. Secondo i ricercatori, si stima che più di 6 meteoriti si schiantino sulla Terra ogni anno. La possibilità che questo accada vicino a te è comprensibilmente bassa, e la maggior parte dei meteoriti si schianta nella natura senza fare troppi danni. Tuttavia, nel 2007, un meteorite si è schiantato su un piccolo villaggio in Perù. Nessuno è stato ferito dall'impatto del meteorite, ma è riuscito a lasciare un buco che misurava 10 metri di larghezza e 5 metri di profondità. Inutile dire che l'impatto di questo grosso pezzo di roccia ha scosso le case vicine e tutti si sono precipitati sul luogo dell'impatto per vedere cosa potevano trovare. Tutti coloro che hanno visitato la zona dell'impatto hanno detto che il meteorite emetteva un odore molto strano, che non potevano descrivere. L'odore era molto forte e molte persone iniziarono a lamentarsi di mal di testa e nausea. Sembra che questi sintomi siano durati per diversi giorni dopo essere entrati in contatto con il meteorite. Per la maggior parte delle persone questi sintomi passarono da soli e tutti furono in grado di continuare la loro vita quotidiana. Tuttavia, per alcune persone sfortunate, questi sintomi sono durati per alcune settimane e circa 12 persone hanno dovuto essere ricoverate in ospedale dopo essere entrate in contatto con il meteorite. Una di queste persone si è ammalata a tal punto da dover essere sostenuta con una maschera di ossigeno a tutte le ore del giorno. Gli scienziati hanno passato gli ultimi anni a cercare di determinare perché il meteorite ha fatto ammalare tutti. Il problema è che non hanno trovato alcun motivo per cui il meteorite avrebbe dovuto emettere uno strano odore.
né sono stati in grado di determinare perché abbia fatto ammalare così tante persone. In realtà è possibile che la malattia non sia stata affatto causata dal meteorite. È possibile che l'impatto della meteora abbia esposto un gas o un'altra sostanza nociva che era stata sepolta nella terra per innumerevoli anni. Se l'impatto ha rilasciato questo gas o sostanza nel villaggio vicino, avrebbe senso che diverse persone si siano ammalate. Tuttavia, questa è solo una teoria. E in realtà, non abbiamo idea di cosa possa aver causato tutto ciò. Piedi umani trovati nel Salish Sea. Questo mistero irrisolto è molto strano e potrebbe non essere mai spiegato. È una storia che potresti aver sentito prima. Ma la maggior parte delle persone non ha idea che questo strano evento stia realmente accadendo. La storia ci porta nel Salish Sea, un corpo d'acqua che si estende dallo stato di Washington fino all'isola di Vancouver in Canada. Questo specchio d'acqua nasconde un segreto molto oscuro, di cui la maggior parte delle persone non è a conoscenza. Decine di piedi umani sono stati portati a riva negli ultimi decenni. Questi piedi sembrano arrivare a riva senza altre parti del corpo attaccate a loro. La maggior parte viene scoperta dai visitatori delle spiagge vicine, che si stanno godendo una bella giornata di sole. Quando si imbattono in un piede umano, la polizia è stata chiamata sulla scena decine di volte e i piedi sono stati presi per ulteriori test. Molto spesso i piedi appartengono a un individuo non identificato. A volte i piedi hanno delle scarpe attaccate, ma altre volte sono nudi. La polizia della zona non è mai stata in grado di determinare la provenienza dei piedi. La maggior parte degli ufficiali crede che appartengano a persone che sono state coinvolte in incidenti nella zona o a coloro che si sono tolti la vita mentre erano in mare. Tuttavia, la verità è che i ricercatori non hanno davvero idea della provenienza dei piedi. È possibile che un violento criminale sia in agguato nella zona, ma la verità potrebbe essere molto meno spaventosa. Beh, più o meno. Se avete mai visto una persona galleggiare nell'acqua, probabilmente avete notato che le sue membra sembrano fluttuare come se fossero senza peso. Se avete mai galleggiato sulla schiena in una piscina o nel mare, saprete che è molto facile che le onde nell'acqua facciano muovere liberamente le vostre braccia o gambe. La teoria a cui crede la maggior parte delle persone sostiene che quando il corpo di una persona che non è più in vita cade in acqua, il suo corpo affonda per un breve periodo, poi galleggia in superficie e poi affonda di nuovo. Quando i corpi affondano per la seconda volta, tutte le loro membra fluttuano nell'acqua mentre le onde passano. Si crede che dopo aver trascorso settimane, mesi o addirittura anni in acqua, le onde causeranno il distacco degli arti dal corpo, con il risultato che i piedi o le gambe galleggeranno senza meta nell'acqua. Ma questo porta alla domanda: perché non sono mai state trovate braccia o teste? Perché solo piedi? Il mondo potrebbe non saperlo mai. Fantasmi della guerra civile americana. La maggior parte di noi è a conoscenza della guerra civile americana, che ha avuto luogo molti anni fa. Sappiamo tutti che molte delle battaglie della guerra furono incredibilmente violente e causarono la morte di una grande percentuale della popolazione degli Stati Uniti. Tuttavia, ciò che la maggior parte delle persone non riesce a spiegare è perché così tanti avvistamenti di fantasmi abbiano avuto luogo in ex campi di battaglia della guerra civile. Infatti, voci e urla disincarnate sono state sentite vicino a Gettysburg, dove si sono svolte alcune delle peggiori battaglie. I visitatori che si recano a Gettysburg ogni anno spesso tornano a casa raccontando di aver visto ombre spettrali camminare per i campi, o anche di aver sentito voci che gridavano aiuto. Nessuno sa perché questi luoghi sembrano essere così infestati. Perché, per quanto ne sappiamo, i fantasmi non sono altro che un prodotto della nostra immaginazione. O sono altro? L'impronta fantasma segreta. Questa storia ci porta a Chicago nel 1924. Una squadra di vigili del fuoco fu chiamata in un edificio che si stava riempiendo di fumo. I pompieri sentivano che sarebbero stati in grado di controllare l'incendio molto rapidamente. Tuttavia, senza preavviso, scoppiò un grande incendio e fece crollare uno dei muri esterni dell'edificio, seppellendo 8 pompieri sotto le fiamme. Persero tutti la vita. Francis Levy era uno di questi pompieri. Quando i suoi colleghi tornarono al lavoro nei giorni successivi all'incidente,
fecero del loro meglio per svolgere il loro lavoro come al solito. Tuttavia, mentre uno degli operai stava pulendo una delle finestre dell'edificio, notò una grande impronta di mano che era stata attaccata al vetro. Immediatamente ha riconosciuto l'impronta della mano come quella di Francis Levy, uno dei pompieri deceduti. Questo può sembrare inverosimile, ma un'analisi delle impronte digitali da parte della polizia ha concluso che l'impronta apparteneva in effetti a Francis. Nessuno dei lavoratori ricordava di aver visto l'impronta prima. Hanno cercato di pulirla dalla finestra, ma sembrava essere stata incisa in modo permanente sul vetro. Il vetro sarebbe rimasto nell'edificio con l'impronta della mano intatta per 20 anni, prima di rompersi nel 1944. Shanti Devi. Alcuni casi sono veramente incredibili. E questo sembra essere vero per Shanti Devi, una giovane ragazza che sosteneva di essersi reincarnata. Molte religioni nel mondo credono nella reincarnazione. Queste religioni spesso insegnano che l'anima si stacca dal corpo umano dopo che il corpo non è più in vita. Dopo che questo accade, l'anima si legherà ad un altro essere vivente, permettendo alla persona di vivere una nuova vita più e più volte. Secondo l'induismo, il corpo che questa persona abiterà dipende completamente dalle sue buone azioni mentre era in vita. Uno dei casi più inspiegabili di reincarnazione è avvenuto negli anni 30 in India. L'India è nota per avere una visione unica della religione, con la reincarnazione insegnata e creduta in tutta la regione. Una delle storie più folli riguarda una ragazza chiamata Shanti Devi. Shanti poteva sembrare e comportarsi come qualsiasi altra ragazza della sua età, ma la sua storia è molto diversa da quella di qualsiasi altro bambino prima di lei. Con Shanti, che sostiene di aver ricordi di una vita molto prima che lei fosse effettivamente nata. Secondo i suoi genitori, una delle prime frasi che ha iniziato a dire è stata «Tu non sei la mia mamma». Questo può sembrare strano per una bambina piccola, ma i bambini gridano sempre le cose più bizzarre, che il più delle volte non hanno alcun senso. I suoi genitori all'inizio non si preoccuparono molto di questo, ma la ragazza si rifiutò di lasciar perdere e cominciò ad insistere che i suoi genitori non erano veramente i suoi genitori. Cominciò a sostenere di essere una donna adulta intrappolata nel corpo di una ragazzina, insistendo sul fatto che era sposata e che aveva già dato alla luce un suo figlio. Ovviamente i suoi genitori non avevano motivo di crederle, quindi pensavano che lei stesse solo inventando le cose e che stesse lasciando correre la sua immaginazione infantile. Cominciò a raccontare storie su come aveva vissuto, una volta che era sposata con un mercante di stoffe che viveva a Mathura. Questo avrebbe potuto essere facilmente considerato come se la ragazza avesse una fervida immaginazione, ma ben presto cominciò a dare descrizioni molto vivide dell'aspetto del suo ex marito, così come a raccontare storie sulla loro attività familiare e sul bambino che sosteneva di aver dato alla luce. Dopo un po', tutti nella comunità di Shanti iniziarono a conoscere le bizzarre affermazioni della ragazza. Si diffuse rapidamente la voce che questa ragazza sosteneva di essersi reincarnata, anche se nessuno credeva che una cosa del genere fosse possibile. Mentre la maggior parte delle persone della zona credeva nell'idea della reincarnazione, non c'era mai stata un'altra situazione in cui una persona potesse ricordare accuratamente le proprie vite passate. Quindi come ha fatto la giovane Shanti a fare questo? In breve tempo l'insegnante di Shanti ebbe un'idea che avrebbe dovuto mettere a tacere queste affermazioni selvagge una volta per tutte. L'insegnante si prese la briga di spedire una lettera a Mathura, indirizzata al luogo in cui Shanti sostiene di aver vissuto una volta. L'uomo del negozio di stoffe disse che tutte le affermazioni della ragazza erano vere. Infatti sua moglie era morta e ogni dettaglio fornito da Shanti era accurato. L'uomo fece anche alcune domande alla ragazza, e lei fu in grado di rispondere accuratamente ad ogni domanda. Nessuno fu mai in grado di spiegare come questa giovane ragazza fosse in grado di raccontare la sua presunta vita precedente. Disastro al passo di Atlov. Questo è un caso relativamente breve, dato che la maggior parte dei dettagli rimangono sconosciuti. Nel 1959, un gruppo di 9 escursionisti si mise in viaggio in Unione Sovietica, vicino al passo di Atlov. Erano tutti escursionisti esperti e avevano pianificato di camminare fino a Wishai, arrivando il 14 febbraio. Tuttavia gli uomini non sono mai arrivati.
una squadra di ricerca fu inviata a salvarli e presto scoprì che tutti e 9 erano morti per ferite inspiegabili. Alcuni avevano costole rotte, altri avevano lesioni interne e uno era stato colpito alla base del cranio. Ma non c'era alcun segno di lotta o battaglia e nessuno fu mai in grado di determinare cosa fosse successo agli uomini e alle donne quel giorno. Grazie per aver guardato. Assicuratevi di premere il pulsante mi piace e di attivare la campanella di notifica per altri video.